Gianna Nannini ha fatto parlare di sé per il suo ritorno televisivo a Domenica in con Mara Venier. Era lì per parlare del suo ultimo lavoro, Sei nell'anima, e del tour imminente in Germania e Italia. Gianna Nannini ha messo in difficoltà Mara Venier a Domenica in. Ma ecco che durante il colloquio, la rocker ha tirato fuori una risposta tanto diretta quanto inaspettata che ha lasciato la conduttrice a bocca aperta e il pubblico in silenzio. La chiacchierata si dipanava tra passato, presente e sogni per il futuro, toccando anche la sfera personale. Ma a un tratto, sembra che a Nannini sia scappata la pazienza. Tutti un po' sorpresi, ma con una battuta al volo, la Venier ha rimesso le cose in pista e ha chiuso l'intervista senza altri intoppi. Nell'ultima settimana, Nannini ha dato un sacco di interviste per il suo nuovo album. Forse la stanchezza di ripetere le stesse risposte o un semplice giorno no, hanno fatto sembrare la cantante un po' infastidita. Venier l'ha notato e non ha esitato a menzionarlo. Quando Venier ha fatto notare il suo atteggiamento annoiato, Nannini ha risposto senza peli sulla lingua: "L'intervista mi interessa poco". Tutti sono rimasti spiazzati, ma Venier ha prontamente scherzato: "E cosa vogliamo fare?", strappando un sorriso a tutti e un applauso da parte del pubblico. Dopo i complimenti ricevuti da Venier sul nuovo album, la risposta di Nannini è stata profonda e sincera. "Non ho mai cercato il successo a tutti i costi. Le canzoni migliori vengono da sole quando c'è passione". Nannini ha poi condiviso che il nuovo album ha richiesto tempo e dedizione. "Sono stata severa con me stessa. Ecco perché ho impiegato tanto per tornare", spiegando che le nuove 12 tracce dell'album vengono tutte dal cuore. Ha anche parlato della sua età con una battuta. "Sembra che abbia 41 anni per una canzone del 1983 nel disco, ma io decido di essere dell'83, non è per sembrare più giovane, è solo perché mi sento vintage".